Pennello duro o pennello morbido? No, ci vuole il pennello morbido, se no faccio un casino. Sì. Dove mi faccio un mal di schiena? Vabbè, usiamo questo. Se proprio devo. Questo pennello mi costringe a usare più liquin, che poi qui c'è una miscela di liquin e olio, perché il liquin mi si attacca un po' troppo in fretta. Asciughiamo sto pennello. Vedi, già è troppo. Non è semplice. Allora, il nero. Il nero non è così ben manovrabile come il terra d'ombra. Quasi quasi torna al terra d'ombra. Allora, ho capito un'altra cosa con sto pennello, che devo, intanto lo devo scaricare perché è troppo carico. Ci vuole il pennello rigido. Ci vuole un pennello rigido. Il guai è che io ce l'ho troppo grosso il pennello rigido, vedete? No, già va meglio, dai. Alla fine sti pennelli di Tintoretto sono pazzeschi. Sono proprio multiuso, guarda, bello. C'ho un mal di schiena, ragazzi. Comunque già lavorare un po' più distante mi dà sollievo. Mi sa che qui devo stuccare di nuovo. Perché mi manca un pezzetto.
Per oggi ci fermiamo qui, ma domani c'è un'altra lezione in 5 minuti, quindi iscriviti al canale, clicca qui sotto, vienimi a trovare sui social e vieni a chiacchierare con me su Twitch. Ciao!